Bella a tutti ragazzi e benvenuti, sono Matt Mars e siamo qua sul nuovo gioco Woven, che tradotto significa uove, no, in realtà significa intrecciare, qualcosa del genere, intreccio. Ringrazio gli sviluppatori per la chiave di questo gioco, l'Alter Ego Game, e andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Dovrebbe essere un adventure indie. Facciamo new game ragazzi e andiamo a vedere. In a soft world of wool, once fuori nel soffitto ragazzi, wanders a ragged and lonely soul. Ma poverino, he has climbed across mountains as high as tall towers in search of light, in search of color, and mostly in search of pretty flowers. Fingeva allora, non sappica più. Voleva la mutua. Maledetto approfittatore, fingeva. Oh, non sappica più. Well, frankly, it's pretty amazing this creature. Ah, furbo. Maybe what he should be looking for. Ari furbo. E sei furbo. While defying e mi guarda, ma è furbo. Ecco. Ma ora si azzopparà davvero, mi sa. Find some solid ground. Don't worry. It's not the first time Snuffy falls. Che mi ho detto? It's a big elephant, he can take it. Fingeva, e mo si azzopparà davvero. Allora. Come vedete ragazzi, qua era questa una specie di tutorial. Col destro ruotiamo la mappa, è tutto molto lanoso ragazzi, se vi piace la calzamaglia questo è il gioco che fa per voi. E con quest'altro puntiamo per zoppicare, poverino. Vabbè, ora non la fa così tragica, però elefanti mi fa venire angoscia. Tutto molto lanoso, alberi lanosi, bottoni. Oh, just your ordinary colorful woolen valley. Questa continua a chiacchierare. Although I must admit the knitting work is excellent. Sì, ce n'è di lavoro, mi sono azzoppato, facci lei. Mi percula pure. E allora Anna? If I know Stuffy, he won't like going into that cave. Qui c'è una grotta, ma no. But he's not exactly brave. Sa che ancora non ci va. Ecco Dardo. Va bene, non andiamo al buio. Però voglio dire, è una grotta di lana. No, non ci va. Devo via, per l'amor di Dio. La mamma mia, faccia preoccupata, elefantino. Andiamo, è una grotta di lana, eh. Voglio dire, caschi sempre sul morbido. Oddio, mi si è azzoppato anche su un mondo fatto di lana, che non era facile. Complimenti. Questo continua a chiacchierare. Andiamo. Che cos'è questo? Un macchinario. Niente, non. Che faccio? Elefantino, mangosci, non mi guardare così. Dai, vai avanti, sempre dritto. Up ahead, an intricate little machine jutted from the ground. But Stuffy, of course, glanced over it for what also came into view. Scusa, a pretty little bird, all colorful and blue. Va bene. Yes, Stuffy. A Frolic lo dici a tuo fratello, io non so Frolic. Prima di tutto. Poi non faccio prima andare là che tre ore a. Faccio prima andare là, no? Che a raccontarmelo. Fai tutta una manfrina, tiè. Cosa devo fare? Aspetta, c'è il cartello. Torna indietro, non guardare i fiori. Ah, oh, ci devo cliccare sopra. Va bene, bastava saperlo. No, nemmeno. Ah, devo fare questo.
Cos'è? Nape? Now Glitch wakes up and sees the world for the first Nape time. Nape robotica. Filling him with wonder blazing. For a woolen world stretched out before him. Pologorroi questo gioco. And frankly quite amazing. Nape un po' brutta. For as long as he knew he had been blind. Dai io pestotto. Soft hands of wool, caring and kind. How is this creature looking so terribly lost? Loose limbs and half its ear torn. How did it come to look so worn? Glitch paused and thought, not knowing what to do. Was he a thing that helped? Sì, ma non mi devi raccontare la storia della tua vita, porca. È un coso, ha raccattato un coso, lo raccatta, prende il coso e fa cose. Mamma mia. Now for Glitch, this all was pretty strange. Questo è partito, sono nato. Nel 1940 c'era la guerra. Per arrivare ai giorni d'oggi. Andiamo. Finito? Qualcos'altro? Io. È un gioco molto carino, ragazzi. Mi piace questa ambientazione un po' così strana. Solo che lo percepisco un po' logorroico. A parte questo elefantino zoppetto, poverino, che... Ora, siccome... ai riparte. Shapes, fiber and stitch, stood a metal machine. Va bene, è una macchina metallica. Ok. The machine came to life. It was made for knitting. Io capisco, sarà il tu... Spero che sia il tutorial molto parlato. He could set stuffy right. And found he would do so with delight. Now why would that be? Ah, che fa? By this new appearance, ah, l'ha riparato. Stuffy hooted with glee, thinking life was too short. Non so più, capito? L'ha anche, c'ha tutte le cuciture in altro colore. Such an optimist. E poi lei? Non so più, capito, ragazzi? Io lo mando qua. Ah, vedete? Io posso scegliere il colore, lo lascio blu, posso scegliere vari tipi di lana, credo. Che adesso non abbiamo. Abbiamo solamente il grigio, il giallo e il blu. Quindi vabbè, lo lascio così. Però carino. Quindi, lui credo che faccia anche luce, eh? Sì. Vabbè, però gli viene il... gli brucia il sedere quando fa la luce. Non so se è una cosa positiva, poverino. Però come va veloce adesso, bravo. Tutto allegro. Ecco, adesso va nella grotta perché c'è lui che può far luce. È una lucciola, via. Non è un'ape. Vabbè, ma vai, non me lo devi raccontare. Uno di tre. Quindi devo trovare tre caverne. Ma carino. Ma quindi vabbè, questo che chiacchia nelle orecchie 24 ore. Io vado, eh. La gestione della telecamera, ragazzi, non è molto comoda. Altra macchina. With arms like that of an insect, limp and still. Ci devo mettere di nuovo la lucciolina. Andiamo. Dov'hai? Oh! Dov'hai? Questo va da sé. They spoke back in the correct rhythm, vai qua. Something important could be found. Anzi, la gestione della... ecco. Vai qui basta. Pigia questo. Ok, lui si infila. Dove va? Ah, un attimo. Devo azzeccare le note? Tipo minigame. Non ce la farò mai.
sbloccato qualcosa. New blueprint. Ah, posso diventare cos'è, un tasso? Quindi questo mi sa che si applica alla prima macchina. A new shape could have other abilities. That was pretty. Ma io mi garbavo l'elefantina, dirla tutta. Laggiù la macchina, questa qua. Useful, I'm sure. Ma io posso tagliare di qua senza prendere la grotta? Va bene. Quindi andiamo, perché da elefantino posso fare determinate cose, credo. Da quello che ho capito leggendo, da elefantino posso fare determinate cose. You can scan the patterns on certain flowers, patches or creatures. Glitch will find special uses for some of these colorful features. You'll see. Devo fare la zampata. Vediamo un po'. Ah, si apre. E poi lo devo scannerizzare, studiare. Ah, e mi ha dato il colore. Lo lascio. Quindi io, se non mi sbaglio, potrei fare questo. Tracche, 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 tracche. Ah, è diventato un tasso. Vabbè, io ti preferivo come eri prima, però ha un'abilità in più. Ha questa qui che dovrebbe essere, cos'è? Allunga le braccia, fa ginnastica artistica, che sta a fa? Allora, vedremo, qualcosa servirà, eh? Non penso che sia solamente stretching. Quindi adesso dobbiamo andare di qua. Quindi le strade sono molto chiuse, non è che c'è tanta possibilità di errore, ragazzi. A fammele fa le cose, inutile me le dici. Poi non posso neanche skippare. Esci dal mio corpo. Voce immonda. Allora, spingo. Ah, ma non l'ha toccato. Vabbè, tutto sto casino per spingere un quadrettino di lana. E so zucche? Tutte. There are more of those machines as the one in which Glitch had crashed to the ground. They will tell you about the chain of events. Ho capito, le cosine si infilano tutti i pertugi che trova. If you can piece together what they are trying to say, that is. Dai. Vai. Glitch was engulfed by memories, images and words. Ma è positivo? Sta prendendo fuoco. In un mondo di lana prende fuoco, mi sembra proprio la cosa più giusta. Non vorrei dire. The machine gave Glitch a glimpse into his lost memory, although this world did not seem to be in jeopardy. Va bene, ho capito. Il Gepardo, andiamo Gepardo. Oh, 1 di 5. Non ho capito che ha fatto, si è ricaricato o qualcosa del genere. Ah, qua finisce la strada, c'è questo alberello tagliato. Oh, monta qua, non andà. Vai, spingi l'alberello. Hai tirato giù l'albero, tirando giù l'albero puoi passare dall'albero che hai tirato giù, perché l'albero che hai tirato giù, avendolo tirato giù, crea un passaggio. Ho capito, non me lo dire, lo vedo da me. Oh, adesso là c'è una cascata, posso far bagno? Non posso far bagno. Gira la telecamera. Qui c'è un altro fiorellino. Ci sarà un altro colore. Vai.
Vai, ispezione. No, stai fermo. Ispezione. Cos'è? Oliva. Color oliva. Ah, qui finisce? As Stuffy stepped on the pumpkin, the stream swept them on their way. Ah, la zucca come zattera. And the hidden wonders that therein lay. Sappiamo che le zucche galleggiano molto bene, ragazzi. Noto, provate ad Halloween che è già passato. Se vi è rimasta qualche zucca, tiratela nell'acqua. E vedete che galleggerà come un sasso. Paro paro. He wanted to go there. No, he felt that he should. Ah, la luna! Pure la luna è di lana con le toppe. Cos'era il sole? No, sarebbe il sole. Scusate, giorno. Sa com'è. Di giorno il sole, è vero, di giorno il sole, di notte luna, non me ne ero mai accorto. Not much pondering the how. Not caring a whole lot about the world. Non ci credo. Le pecore di lana, fermite. Oh, aiuto. Vabbè, ma adesso abbiamo una super zucca. Vabbè, quindi ma anche le rane sono di lana nell'acqua? Si infeltriscono? Ok, quindi io volevo andare dalle pecore, però cattivo, voglio vedere le pecore. Ma che, non indietro di qua, indietro, oh, avanti. Sì, ma di nuovo? Altra volta? Ma fermati! Ma dove vai? Questo prende iniziativa, eh. Allora, vai qua, vai. Ma c'è due tipi di macchinari, allora. Però sta facendo un altro tipo di fiamma. Allora, basso, basso. Ah, il maiale. Quindi il maiale avrà altre abilità. È quello di prima, basta che te di quello di prima, fai come prima, senza raccontare la storia della tua vita. Il maiale però va fatto diverso. E anche le zampette, tutto. Però il maiale non ce l'ho in rosa. Scusi, I colori. Mi ha dato l'oliva. Facciamo il maiale verde. Facciamolo così, brutto. Vabbè, mazza, ma è brutto, mamma mia. Vabbè, lasciamo così. Tanto non è che devi fare delle sfilate di moda, no? Quindi adesso col maiale, no, niente. E sono this place does feel safe, I guess. Fa le stesse cose del tasso, quindi qual è la cosa ci ho guadagnato? Niente? Forse il maiale va in acqua? No, non va in acqua il maiale. Ah, ragazzi, sembra che l'obiettivo, la Madonna, sembra che l'obiettivo è quello di trovare colori e nuovi, come dire, animali pupazzosi per sbloccare nuove abilità. Io sto serpente, mi sa che va a finire male. Chi è? The big snake looked Stuffy up and down and shook his head with a passion. Forse non mangia i maiali. No, ha detto il maiale non passa. Glitch had no idea snakes could care about fashion. Deve essere più carino. Ma io questo l'ho già esaminato, ragazzi. Quindi forse vuole, siccome lui è di questo colore qua, proviamo a cambiare colore con il colore che abbiamo trovato, che ho trovato qua giù.
e l'ho esaminato con la luccioletta e me lo ha dato questo colore qua. Adesso ragazzi siamo tutto un colore, eh? Ma no, ma proprio, ma anche il serpente razzista abbiamo trovato, ragazzi. Ma è possibile? Oh, ti va bene? The snake nodded approvingly of Stuffy's fancy display. Oh, Tabby and lifted his tail out of the way. Vai. Right, let's go. Che poi non è neanche corretto perché lei è pure verde, quindi io dovrei essere in pandama anche con il verde. Non so se mi sono spiegata. The Red Mountain Range. Stuffy's current shape would give trouble. But that non vedo più. Rather, it was in his wandering Eci. The challenge lay. Glitch gently reminded Stuffy. Ah, le pecore, le pecore. Surely there was no sense in playing chase with the bees, nor looking for other hidden adventures between the trees. They should follow the road forward and what was that? Che cacchio è quella roba lì? Spider. Fear tightened his wings. Madonna, pure i ragni. Stunned him with a vision of long metal limbs. For a moment his head reeled with confusion. There was no spider there. Stuffy waited for him, unaware. It must have been an illusion. Cioè, a me l'unico animale che mi fa senso è ragno, ci hanno messo ragno, va bene. Allora ragazzi, diamo un'occhiata alle pecore e poi concludiamo il video. Comunque, ragazzi, è abbastanza carino, eh. There was no sign of danger around. C'è pure le valle di fieno lanose con la toppa. Va bene ragazzi, state pozzito. Dopo questa visione affascinante del pecorume lanoso, che giustamente loro sono a suo agio perché sono pecore di lana che fanno la lana, quindi, e mangiano rotoli di lana, quindi in questo mondo contorto e col nostro porcellino che prima era un elefante, poi è diventato un taso, poi è diventato un porcellino. Noi ci vediamo la prossima volta. Se vi piace questo gioco, me lo dite sotto, magari vi riporto anche qualcos'altro, altrimenti lo concludiamo qua. È carino, è simpatico, poi il resto giudicatelo voi. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti.